io me ne affaccio. Se invece c'è un malocchio, una maledizione, perché, cioè, ragazzi, io non so da quanto è, se mai, perché sono sincero, non lo so, se mai è successo che non si vince o perlomeno si fa qualcosa di buono allo Spezia, a livello di risultato, intendo. Io, boh, che poi dici, sai, d'altronde, Simo, questi V hanno giocato bene, sono più forti, tant'altro. No, anche a livello di statistiche, ma anche a livello di prestazione, immeritata la sconfitta da parte di Livorno. Perché in confronto a loro oggi, un titolo che si è giocato strameglio, ma sicuramente meglio. Siamo resi molto più forti e pericolosi. Ma sotto tutti i punti di vista, anzi, bisogna essere corretti, diciamo, l'unica osa che gli va dato merito a loro, che infatti è, ma penso che sia una delle ossie, se non la più importante, una delle più importanti, di concretizzare le occasioni create. Perché, cioè, davvero, io non voglio ora di un'alzata per gli che hanno fatto poi tiri, davvero, vado in base alle ossie che mi ricordo, loro, se non sbaglio, hanno fatto tre tiri. Tre tiri di cui due sono stati go. E un altro è stato fra un tiro, sì, tra l'altro creata, un'occasione creata, sì, cioè nemmeno dice hanno fatto una serie su partita di difesa, bam 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 bam, tra passaggio sono arrivati in porta, no, lancio dei portieri, c'era una bua sulla fascia, poi la fascia la passa dentro, quello dentro ha tirato, vabbè, Pinzola l'ha levata, cioè io vengo in me solo 23 tiri, e appunto l'unica di cui bisogna dargli merito a loro, dal punto di vista, diciamo, di finalizzazione, ecco, di finalizzare e concretizzare l'occasione che creano, fine. Perché a voglia di, lasciando stare a parte la rivalità, parliamo, diciamo, di fatti, di statistiche, per le più pari. Oh, e se proprio una delle due squadre va a vincere, la vince Livorno. A voglia di, si è creato uno sbotto di più, di va. Però siamo stati, diciamo, brodi e sfortunati a non concretizzare quanto creato, quanto buono sarà creato. E poi, vabbè, vogliamo dai meriti, diamo i meriti, sempre nel rispetto, perché comunque era un volo di che non sia un portiere valido o tant'altro, però, diciamo, a me personalmente, non mi ha detto, era uno dei portieri, secondo me, più forti in circolazione in Italia, cioè, anche la fortuna barra bravura del portiere dello Spezia di fare certe parate, soprattutto nel primo tempo, se non sbaglio sull'occasione per la partita di Jelinić, sì, pare fosse Jelinić, che è come se avesse parato rigore tra poino. Cioè, oltretutto c'è anche il fattore sfortuna che ci ha, diciamo, negato una possibile gioia e forse una possibile vittoria o perlomeno qualcosa di, tra virgolette, storico. Perché, ripeto, non so da quanto è che, cioè, boh, contro lo Spezia c'è un malocchio, tutte le volte deve andare a finire così. Bah. Comunque, ora, come sempre, parliamo prima del secondo tempo, allora. Primo tempo, tralasciando sta i minuti, diciamo, iniziali, dove comunque sono tutte le squadre, diciamo, prima di diventare offensiva e di attaccare, diciamo, si vogliono, tra virgolette, stabilizzare, vedere un po' meglio, insomma, inizialmente partita equilibrata, dopo appunto minuti iniziali, boom, pallone per gioia e Livorno, perché comunque, vabbè, parentesi, poi ritorno sul discorso di primo tempo, io penso che gran parte, se non tutta la partita, Palino di Giorgio ce l'ha avuto Livorno, quindi. Comunque, ho detto primo tempo, no, Palino di Giorgio ce l'aveva Livorno. Perché Dio Vesto? Dio Vesto perché possesso palla, forse, non lo so, no, chiaramente non ho controllato, chiaramente non lo posso sapere con certezza. Credo che forse la percentuale maggiore ce l'abbiamo avuta noi. Poi nel gioco perché? Perché comunque a livello di occasione, appunto, come dicevo prima, di discorsi di Anic e del portiere loro, che non mi ricordo come si chiamava, cioè come si chiama, mi pare, non so se si chiama Chichizola o una cosa simile. Insomma, 2000 occasioni, Livorno, poi nel gioco, ci ha avuto per tutto il primo tempo. Buon gioco, tutto, buona, secondo me, quasi buona, la Tiberia messa, chiaramente agonistica. Nel primo tempo, insomma, appunto, gran parte per Josh ha avuto Livorno. Nel primo tempo è poi bam, si arriva sul finale. L'unica distrazione, credo, effettiva avuta nel primo tempo, boh, lo Spezia ci purga. Se non sbaglio, più o meno nel 43esimo, se non nel 42esimo, bam, Livorno, sì, diciamo, la beffa. Anzi, mini beffa, perché la beffa viene poi, ve l'ampliata, viene dopo. Insomma, resta di fatto
finisce il primo tempo che Livorno immeritatamente in svantaggio a causa di l'unica, ripeto, secondo me, disattenzione effettiva difensiva. E vabbè, finisce il primo tempo, chiaramente, vabbè, video tra virgolette di mio pensiero, chiamiamolo così, te vai, Bordalo, un'altra volta in svantaggio, speriamo possa succedere quanto visto e quanto è successo appunto nelle precedenti partite, quando appunto se eravamo in svantaggio. E poi il fatto che si fa il suo tempo, che Livorno inspiegabilmente il suo tempo, ma anche in questa partita lì, a livello soprattutto dell'atteggiamento di voglia, il suo tempo, un tiro che cambia completamente, però appunto diventa più offensivo e più voglioso di far punti. Speriamo bene. Insomma, è stato rifatto, inizio del secondo tempo, si vede, seppur non drasticamente, il cambiamento, secondo me, da parte del Livorno, né almeno riequilibra la partita, perché no, poi di ribaltarla, come ha fatto appunto nelle scorse partite. Inizia, anche lì, un po' inino traballanti, però, vabbè, ingrana subito il fatto di ribaltare il risultato. Occasioni, ancora il portiere, bravo barra fortunato, impedisce appunto di far gol a Livorno. E poi si arriva, se non sbaglio, ora non mi ricordo il minuto preciso, perché ero preso da, diciamo, dalla gioia, dalla felicità di quel momento, del fatto che sarà riuscito appunto a riequilibrare il tutto. Insomma, Pasquato si inventa, seppur diciamo non è stato un grandissimo gol, però secondo me è stato un gol degno, decisamente. Insomma, vede un pochino di spazio alla destra, appunto, il portiere dello Spezia, che non mi ricordo come si chiama, ti ripeto, Chichizola, ma non sono sicuro. Insomma, da fuori aria la tira, semi raso terra, diciamo, no, mister terra aria, ma largo. Insomma, un trino sì nell'angolino, va, la mette appunto alla destra del portiere, 1-1. Detto di, vai, è buono, perché c'è sempre un quarto d'ora, se non di più, 20 minuti buono da giocare con recupero. La squadra sembra in grado, a livello sia di validità ma anche di testa, di poter ribaltare il risultato come ha fatto nelle precedenti partite. La tifoseria, anzi, la partita è sentita, la tifoseria si faceva sentire alla grande a livello di cori e altre cose, vedi fra l'altro, per chi era allo stadio, perché non so se magari in televisione hanno fatto vedere quella sorta di coreografia con l'arte genia, vabbè, tu dai, ci può essere il cambiamento a livello di risultato, può succedere qualcosa. Insomma, fatto sta che sì, Livorno ci provava, ma non con la stessa cattiveria con la quale era entrata nel secondo tempo, appunto, di riparte il risultato. Però, vabbè, diciamo, il pallino era sempre un po' più del Livorno. E si arriva, oh, bene o male, sarà stato, penso, forse variava dal minuto, che se prima era 43 era 42 o viceversa. Insomma, fatto sta si arriva secondo tempo, sempre dalla solita fascia, perché noi si è preso go nel primo tempo, diciamo, disattenzione dalla parte destra, stessa cosa secondo tempo, parte destra, perché anche se bisogna essere sinceri, non è la prima volta che nel secondo tempo c'è una disattenzione sempre sulla parte destra da parte della difesa di Livorno, vabbè. Insomma, più o meno stesso minuto, bam, questi lì, gol uguale al primo, ma se non uguale, veramente molto simile, classico cross raso terra nel mezzo, boom, Calaiò, 2-1 Spezia. Ormai la partita era virtualmente chiusa, soprattutto di testa, che chiaramente è un crollo, soprattutto mentale, secondo me, devastante. Poi di tempo ce n'era poco, perché fra la esultanza, fra i minuti, fra i falli, che erano 3x2, fischiava qualcosa. Chiaramente lo dico, ma davvero, sono sincero, lo dico cercando di essere più neutrale possibile. Non voglio dire che ci sono stati errori clamorosi arbitrali, però a volte, dato che ho tirato fuori il discorso arbitro, un po' troppo, diciamo, lasciava il gioco su falli a favore del Livorno, e magari un po' meno troppo, no? Un po' meno lasciava scorrere per quanto riguarda i falli a favore dello Spezia. Nel senso, non so se avete capito, fischiava più un po' a volte, sembrava a favore dello Spezia che del Livorno, però punti di vista, e cerco di essere veramente neutrale.
insomma, resta di fatto chi ha detto. Ormai il tempo era poco. Livorno, sì, non mollà, però credo abbia sentito la botta, no? Mentale del gol subito così. E niente, infatti, e poi vabbè, rischio finale 2-1 Spezia. E ripeto, lì c'è qualcosa su un malocchio, una maledizione, perché non è possibile. Non è possibile, soprattutto quando crei più te, diciamo, ci sono tanti fattori che hanno detto: se devi vincere, se qualcuno devi vincere, vince te, e invece poi alla fine. Boh, dispiace, vabbè, dal punto di vista, diciamo, essendo livornese, non in primis, ma quasi, il fatto di andare a perdere contro il rivale, così, e tutte queste cose. Sempre una cosa, diciamo, ma sono da parte, non è meno importante anche il discorso classifica e il discorso che si è interrotta la serie di vittorie consecutive. E dal punto di vista appunto della classifica, perché? Perché il Cagliari vincendo ora, se non sbaglio, è un punto sopra di te, quindi sei secondo. Oddio, va bene uguale, ci mancherebbe altro, però un po' gira, no, le scatole per questa serie. E niente, boh, l'unica cosa da sperare è che questa serie non possa influire sul proseguimento, no, diciamo, del cammino stagionale del Livorno, spero appunto abbia intrapreso, e questa sia stata a livello di risultati, perché comunque a livello di prestazione, seppur magari non ha giocato stra benissimo, stra bene, insomma, Livorno non ha giocato male, ha meritato di perdere, anzi tutt'altro. E quindi niente, speriamo a livello di punti di classifica, di punteggi, di risultato, bla bla bla, che sia stata una casualità e veramente sia stata yalla, via, detto questo, ci vediamo al prossimo video. E niente, boh, speriamo di ritrovarci in maniera diversa. Via, vi saluto, ciao a tutti.